Dal 2019 è impegnato nella costituzione di un soggetto politico con l'associazione Secus, che sta per Sostenibilità, Equità e Solidarietà, di cui è attualmente il presidente. L'incontro di oggi si colloca all'interno di un ciclo di iniziative che lo Zenzero, in collaborazione con l'Ecoistituto di Genova e Reggio Emilia, ha organizzato in occasione del ventennale del G8 di Genova, aderendo al Comitato Genova 20 anni dopo. Un altro mondo è necessario. Dopo la crisi pandemica, le questioni sanitarie, insieme a quelle economiche, sociali e ambientali, sono diventate sempre più importanti e anche il governo ha cominciato a prenderne consapevolezza. Il fatto però è che in tutti i programmi di rilancio torna sempre la parola crescita. Per esempio, nell'ultimo, il famoso PNRR, Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, nelle 269 pagine del piano la parola PIL ricorre 113 volte e l'unica simulazione che viene fatta della bontà del piano è proprio sulla crescita del PIL, senza prendere in considerazione altri impatti, che potrebbero essere anche molto pesanti, altri impatti che le scelte del piano potrebbero comportare. La settimana scorsa Gesualdi ha concluso la sua conferenza con una slide che illustrava la parola ben vivere con tre immagini: consumare poche risorse, produrre pochi rifiuti, lavorare quanto basta. Oggi produrre bene dovrebbe significare produrre meno. Dovremmo imparare a stare bene anche possedendo meno oggetti, per ridare valore alle relazioni e ai beni comuni. Insomma, proprio un altro mondo. Abbiamo invitato Maurizio Pallante a parlarci del suo recente libro Ultima chiamata, cosa ci insegna la pandemia e quali prospettive può aprirci, proprio perché, dopo un'analisi rigorosa della situazione in cui ci troviamo, nel libro indica esempi concreti e soluzioni possibili per andare in questa direzione. Scusate. Nell'intervista Alberto Riccio, referente del circolo genovese della decrescita felice, negli anni in cui allo Zenzero c'era un gruppo decrescita felice con cui collaboravamo. Mi riferisco agli anni tra il 2008 e il 2013. Ultimissima cosa importante, vi chiedo di porre eventuali domande in chat e ribadisco di chiudere i microfoni. La conferenza è registrata e verrà riportata sul sito dello Zenzero alla data di oggi. Mi scuso se mi sono prolungata troppo, ringrazio veramente di cuore Maurizio per la partecipazione, per aver accettato l'invito e passo la parola ad Alberto. Grazie, mi sentite? Sì. Ok, allora grazie Maria Teresa, ringrazio Maurizio Pallante per aver accettato il nostro invito ed essere tornato a Genova, anche se virtualmente per il momento, ma speriamo che poi ci venga a trovare fisicamente. E ricordiamo l'incontro che avvenne in queste stesse sale nel 2008, sono passati un po' di anni, ma ahimè, diciamo, i temi di cui parliamo sono sempre gli stessi e in termini forse un po' aggravati. Io non sento. Mi senti? Pronto? Mi Devo sentite? stare più vicino al microfono, Alberto. Mangiarlo, pronto? Sì, mangiarlo. Sentite adesso? Sì. Ecco, benissimo. Allora, dicevo che ricordava appunto l'incontro del 2008. E anche un incontro che avevamo avuto nel 2014 nel refettorio del Santuario della Madonnetta, in occasione della presentazione di un altro libro molto importante che è I Monasteri del Terzo Millennio, che è un libro che mi è rimasto abbastanza così nel cuore. Purtroppo i timori per l'involuzione ecologica che ci eravamo scambiati in quelle occasioni non sono cambiati, anzi forse sono peggiorati. Come lo stesso Maurizio Pallante ci racconta in questa ultima opera, che è Ultima chiamata, cosa ci insegna la pandemia e quali prospettive può aprirci. Il libro è molto ricco di spunti, articolato in tre parti. Allora, è preceduto da un prologo in cui c'è un'illuminante citazione di un sonetto di Leopardi, e poi ci sono appunto tre parti.
Una prima è una specie di cronaca, di narrazione di quello che ci è accaduto in questo anno e mezzo, e poi c'è un approfondimento che va a indagare le relazioni e talvolta addirittura i nessi causali tra le pandemie, perché poi scopriamo che questa pandemia è una di tante che praticamente sembrano cominciare addirittura con la famosa spagnola del 1918, e la crescita economica. E poi una seconda parte in cui si fa il punto sui tanti segnali che da mezzo secolo ci avvertono della gravità della crisi ecologica, a partire dalla pubblicazione dei limiti dello sviluppo del 1972, quindi celebriamo adesso i 50 anni in pratica, alla definizione di sviluppo sostenibile del 1987 con tutte le contraddizioni e i guai che questa definizione ha creato, fino agli accordi mondiali sulla riduzione delle emissioni del CO2 presi al COP21 di Parigi nel 2015. Tutto ciò non ha impedito che le concentrazioni di anidride carbonica in atmosfera raggiungessero nel giugno 2020, come scrive chiaramente nella prefazione Maurizio, la concentrazione del CO2 salisse a 417 parti per milione, contro le 280, che era quello che abbiamo misurato storicamente a metà dell'Ottocento. E da ricerche archeologiche sappiamo che questo valore non è superato almeno da 800.000 anni. Ma nella terza parte, infine, il libro tenta di porre delle soluzioni, dei suggerimenti a carattere concreto e operativo, che potremmo dire qualunque parlamentare volendo potrebbe facilmente trasformare in proposte di legge, per evitare che il rilancio dell'economia, fondato esclusivamente sulla crescita economica, ci faccia rimpiombare in nuovi squilibri e in nuove pandemie. Come avrete capito, gli argomenti del libro sono molti e molto articolati, difficili da riassumere in poche battute. Ma Maurizio Pallante, come sempre, ci aiuterà ad affrontare e comprendere il non semplice e immediato rapporto tra pandemia, limiti delle risorse ambientali e crescita economica. Proviamo a cominciare con qualche domanda. Ricordo, come ha già fatto Maria Teresa, di chiudere i microfoni per poterci ascoltare meglio e di porre le eventuali domande via chat alla domanda di questa conversazione. Allora, comincio con un primo quesito. Nel libro sempre... Scusate, io non so usare la chat. Io non so usare la chat. Come faccio? Ci prova. Sotto c'è una icona. Schiaccia chat e scrive, come facesse una mail. Dove? C'è proprio scritto chattare, sotto, in basso. Bravo, grazie. Vi ringrazio. Prego. Allora, cominciamo con un primo quesito che fa riferimento proprio alla prima parte del libro che dicevo, in cui viene affrontata proprio l'evoluzione della pandemia. Nel tuo libro, Maurizio, sembra che condividi l'ipotesi che il COVID sia una zoonosi, cioè un virus che ha fatto un salto di specie dai pipistrelli all'uomo a causa del sovrasfruttamento umano delle risorse ambientali. Ci puoi spiegare meglio questo, il processo che è all'origine di questo, di questo fenomeno? Allora, l'interpretazione non è ancora scientificamente rigorosa, però la maggior parte degli scienziati la sostengono, e tutti i tentativi di dimostrare che invece la zoonosi sia stata causata da un virus sfuggito da un laboratorio non sono stati suffragati da evidenze. Nonostante che già il presidente, l'allora presidente Trump, abbia incaricato la CIA di fare delle analisi su questo problema, che sono risultate negative. Ecco. Allora, mentre l'altra ipotesi, quella che nasca da un trasferimento di un virus da un animale selvatico alla specie umana, era stata addirittura prevista nel 2012 in due studi. Uno in un libro pubblicato di uno divulgatore scientifico statunitense che si chiama David Quammen, e il libro si intitola Spillover, il quale sosteneva che in conseguenza della distruzione degli ambienti selvatici
si creava una, si costringevano gli animali che ci vivevano a entrare in contatto con la specie umana. E questi animali, in particolare i pipistrelli, che non sono uccelli ma sono mammiferi, convivono da centinaia di anni o forse da migliaia di anni con questo virus, e per cui si sono coevoluti insieme e non hanno più nessun danno. Nel momento in cui invece vengono a contatto con la specie umana e questo virus fa un salto di specie, crea i problemi che abbiamo visto. Insomma, questo studio prevedeva che sarebbe, il salto di specie sarebbe avvenuto nel 2020, che il virus sarebbe stato un virus che attaccava le vie respiratorie e quindi provocava delle polmoniti e la morte per asfissia, che aveva un periodo di latenza di 15 giorni, il che lo rende estremamente pericoloso, perché per 15 giorni una persona può incontrare, che si è infetta, può incontrarne molte altre e trasmettere questo virus. E tutto questo, insomma, era poi confermato sempre nel 2012 da uno studio dell'Istituto Robert Koch, che è l'istituto biologico del Ministero della Salute tedesco, che confermava le stesse possibilità, le stesse cose. Ecco. E metteva, tra l'altro dava come data di trasferimento del virus, di spillover, il mese di aprile, non ricordo se marzo o aprile del 2020, quindi ha sbagliato di qualche mese, in sostanza. No? Ecco. Questi virus sono estremamente pericolosi, perché noi possiamo anche, con un'opera di vaccinazione, ridurre la loro incidenza sulla specie umana, ma siccome sono virus che vivono in animali selvatici, noi non possiamo vaccinare gli animali selvatici, né possiamo ucciderli tutti quanti. Il vaiolo è stato estirpato, è stato eradicato, perché colpiva soltanto la specie umana. Una volta che si eradica dalla specie umana, non c'è più possibilità che si riproduca. Ma invece se c'è una zoonosi è estremamente pericoloso. Ecco. Questo è l'ipotesi più probabile, e questa ipotesi, tra l'altro, sostiene anche, ed è stata confermata successivamente, la possibilità di altri virus, di altri passaggi di specie, di altri virus che ci saranno sicuramente nei prossimi anni. Cioè, lo scienziato a cui il presidente Biden ha dato l'incarico di seguire questo aspetto delle pandemie lo dà per sicuro, per certo. Insomma, ecco. Se questo è successo perché l'economia è stata finalizzata alla crescita economica, della produzione di merci. La crescita della produzione di merci presuppone un aumento continuo del consumo delle risorse, un aumento continuo delle emissioni non metabolizzabili dai cicli biochimici, la devastazione degli ambienti naturali e l'antropizzazione di zone del mondo selvatiche, per cui questo processo molto probabilmente mette in discussione il nostro modo di produrre, il nostro modo di consumare. E questo rende difficile che venga accettata questa ipotesi, perché la soluzione di questo problema implica il cambiamento della finalizzazione dell'economia dalla crescita della produzione di merci ad altre cose, cioè mette in discussione il caposaldo della scienza economica e dell'economia dei paesi occidentali. Tu parlavi che nel 1972 è uscito il libro I limiti dello sviluppo, no? Ecco, vorrei soltanto ricordare che il titolo in inglese di questo libro, perché è stata fatta questa ricerca da un gruppo di scienziati americani del Massachusetts Institute of Technology, era I limiti della crescita, Limits to Growth. Va bene? Cioè già allora si metteva in relazione questo meccanismo economico con i danni di carattere ambientale. Allora, con lockdown, scrivi sempre, si è chiusa l'epoca storica iniziata nella seconda metà del Settecento con la rivoluzione industriale e l'illuminismo antropocentrico che ne era il fondamento filosofico. Solo Leopardi, con la sua sensibilità poetica, aggiungi nel dialogo di un folletto e di un ognomo, nella sua prima operetta morale, sembra aver avvertito e volerci avvertire noi che l'antropocentrismo
ha le potenzialità di distruggerci tutti. Ci vuoi un po' aiutare in questo concetto di antropocentrismo che sembra che sia molto, che abbia molto, molta presa su di noi. Siamo, ci consideriamo praticamente al centro di tutto, della natura. Sembra. Sì. Allora, il concetto dell'antropocentrismo è un concetto che ha una origine, se volete, ancora precedente a quella che io ho individuato nel 600, perché c'è un'altura, alcuni passaggi della Bibbia, della Genesi, che parlano proprio che Dio ha dato all'uomo l'incarico di dominare su tutte le specie viventi. Però c'è un altro passaggio della Bibbia che invece interpreta questo ruolo dell'uomo, della specie umana, come controllo, come protezione, come continuazione dell'opera della creazione divina. Per cui adesso io lo salterei, perché comunque ci porterebbe su un piano di analisi teologica che non è di questa sede. Mentre invece è importante risalire al 600, all'origine della scienza occidentale. Credo ci sono due filosofi che hanno dato un'impronta a questo concetto antropocentrico. Uno è Francis Bacon, Bacone, noi lo chiamiamo, no? Che, inglese, che sosteneva che la specie umana doveva smetterla di parlare di filosofia e occuparsi di scienze e tecnologia, perché la filosofia non dà indicazioni operative, mentre la scienza e la tecnologia consentono di aumentare il potere della specie umana sulla natura. Quindi c'è addirittura, insomma, che la natura deve essere sottomessa e che lo sviluppo della scienza gli darà alla specie umana gli strumenti per fare questa operazione. Mentre Cartesio, dal punto di vista filosofico, in un libro scritto qualche anno dopo, qualche, non so, 10-15 anni dopo, diceva una cosa ancora, diciamo, più radicale, più profonda, cioè che la specie umana non fa parte della natura, perché condivide con tutti gli altri esseri viventi il corpo, che lui chiamava la res extensa, però ha in più la res cogitans, il pensiero, che lo rende completamente ontologicamente diverso dagli altri esseri viventi e che lo avvicina a Dio, perché l'altro essere, insomma, che ha questa capacità del pensiero è Dio. Per cui tutte le specie viventi sono a servizio della specie umana. E la specie umana ha diritto di utilizzarle proprio perché ha questa caratteristica, diciamo, ontologica diversa da tutte quante le altre. Ecco, Leopardi non è che risale a questo ragionamento di carattere storico-filosofico, ma in questo dialogo, in questa operetta morale, dice che avviene tra un folletto e un ognomo, i due, insomma, si scambiano l'informazione che la specie umana è estinta, non c'è più. Dice, non c'è più tutto il casino che facevano le specie umane di traffici, commerci, guerre, navigazioni, sottomissione di altri esseri viventi, così via, perché si sono estinti. Perché, diciamo, l'atteggiamento, l'antropocentrismo, cioè il diritto di utilizzare la violenza nei confronti degli altri esseri viventi, ha portato anche a trasferire questo atteggiamento di prevaricazione, di dominio all'interno della specie umana. E ha portato a questa, diciamo, autodistruzione. Ecco, rileggendo questa operetta morale, a me è venuto in mente, lo scrivo anche nel libro, l'Expo di Milano del 2015, dove il titolo dell'Expo di Milano era Nutrire il pianeta. Ora, qualsiasi persona che abbia un minimo di competenze scientifiche, ma dico scuola elementare, scuola media, sa che non è che la specie umana con la tecnologia che nutre il pianeta, ma è il pianeta che la fotosintesi clorofilliana che nutre la specie umana e tutte le altre specie viventi. C'è questa, diciamo, questa prevaricazione a livello concettuale. No? Qualcuno potrebbe dire, ma in realtà con quel titolo si voleva dire semplicemente che siccome esistono 800 milioni di esseri umani che non vengono nutriti ancora in maniera regolare, il compito etico, nobile della tecnologia è quello di nutrire queste persone. Però nutrire gli esseri umani è stato espresso col titolo di nutrire il pianeta. Quindi vuol dire che si identifica il pianeta con la specie umana. Quando ce ne sono di specie viventi molte superiori, e la specie umana è soltanto una piccola parte di loro. Ecco. Cioè non abbiamo ancora capito questo elemento di fondo, che è la causa principale che ha portato a questi sconvolgimenti ambientali, da cui è venuto lo spillover che ha costretto
poi ai lockdown e così via, e che quindi è stata la causa della crisi economica. Cioè il processo è questo. La crescita economica ha innescato una crisi ecologica e sanitaria. Per difendersi dalla crisi ecologica e sanitaria è stata bloccata la crescita economica. Abbi pazienza, abbiamo perso le ultime parole. Pronto? Quando si pensa il titolo? Pronto? Pronto? Mi sentite? Ho perso l'ultimo minuto di esposizione. Pazienza. Adesso è tutto bloccato. Adesso? Adesso ci sentiamo. Adesso ti sentiamo. No, perfetto. Allora, dicevo che il titolo stesso del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza indica che non abbiamo capito niente. Perché riprendere cosa significa? Ricominciare a fare quello che si faceva prima, che è stato per forza di maggiore interrotto. Quindi l'obiettivo è riprendere il sistema economico e produttivo che ha creato questa crisi, anzi con maggiore forza, con tutto l'impatto dei miliardi, delle centinaia di miliardi del Recovery Fund, e automaticamente però il secondo concetto tradisce la consapevolezza che viene nascosta dal primo concetto. Perché che significa resilienza? La resilienza è una caratteristica dei metalli di subire un colpo senza deformarsi. Se il colpo li deforma, vuol dire che ha superato la loro capacità di resilienza. Quindi la resilienza di un metallo è un dato di fatto che non può essere modificato. Questo concetto è stato trasferito agli ecosistemi in maniera imprecisa e si può dire con questo concetto che bisogna fare in maniera che gli ecosistemi sappiano resistere, non deformarsi sotto l'urto per esempio dei fenomeni climatici estremi. Quindi si sa che questo meccanismo di ripresa comporterà un aumento dei danni ambientali e si cerca proprio concettualmente di aumentare la capacità del sistema di resistere a questi impatti ambientali, non di ridurre l'impatto ambientale. Ecco, tant'è vero che l'unica cosa che si preoccupano è la crescita del prodotto interno lordo, la ripresa dell'economia. Non entra proprio nella testa di queste persone il rapporto che c'è tra la crescita economica e la crisi ecologica. Chiaro. Allora, un elemento di questa narrazione è il concetto di sviluppo sostenibile, che da anni tu in qualche modo contrasti, definendolo un ossimoro, frutto della cosiddetta, le cosiddette truffe semantiche, come le chiami adesso, utilizzate dai gattopardi li definisci dell'ecologia. Ci puoi precisare un po' questo concetto che, diciamo, ciclicamente torna ed è uno dei pilastri praticamente della visione della crescita sostanzialmente? C'è un uso delle parole che è sempre stato quello di distorcere nella mentalità delle persone, non quando si parla di termovalorizzatore invece di inceneritore, ma anche quando si dice si definiscono in maniera, diciamo così, senza interdipendente le fonti rinnovabili come fonti pulite. Le fonti rinnovabili sono rinnovabili, ma il concetto di rinnovabile non coincide con il concetto di pulito. Anche le fonti rinnovabili hanno uno specifico impatto ambientale, dipende come si utilizzano. Ecco, c'è sempre questo uso delle parole per sminuire l'importanza i parchi eolici. Quando voi vedete una fila di tralicci alti 100 metri, un palazzo di 9 piani alto 27 metri, dove hanno disboscato completamente tutto, non soltanto nel crinale delle colline, ma anche nei fianchi per fare le strade d'accesso dei mezzi di movimento terra che devono fare tutte le opere di installazione e così via, come fai a chiamarlo parco? Ho avuto il coraggio di chiamare addirittura parco minerario i rifiuti dannosi dell'Ilva di Taranto stoccati all'aperto in una collinetta lunga 1 chilometro. E il vento soffia, naturalmente questo è il parco minerario, parco,
è staccata dal quartiere Tamburi da una rete metallica. Ora, non c'ho mica tanta intelligenza per capire che se il vento soffia e la polvere si sposta, non sarà una rete metallica a impedirgli di passare. Ecco, va bene. Uno degli usi di queste parole è quello di sviluppo sostenibile, dove voi capite che un conto è il concetto di sostenibilità. La sostenibilità è il rapporto tra il consumo delle risorse fatte dalla specie umana e le capacità della biosfera di ricostituirle. La vita sulla Terra c'è perché c'è la fotosintesi clorofilliana, perché la vegetazione mette insieme anidride carbonica ed acqua e produce uno zucchero semplice, il glucosio, che poi reagisce con altre sostanze che trova nella superficie terrestre e forma tutte le sostanze necessarie alla vita delle persone, le proteine, le vitamine, gli amminoacidi, i glucidi, tutte queste cose qua. E fare questa operazione, la fotosintesi clorofilliana, che poi consente non soltanto l'alimentazione dei vegetali che le effettuano, ma attraverso le catene alimentari di tutti gli altri esseri viventi, gli erbivori, i carnivori, i decompositori, gli animali e i batteri decompositori. Nel fare questa operazione emette ossigeno. Tutti i viventi, piante comprese, con la respirazione fanno l'operazione opposta, perché assorbono ossigeno ed emettono anidride carbonica. Ecco, questo equilibrio si è mantenuto intatto per, come dicevi tu prima, 800.000 anni, cioè sarebbe dire 8.000 secoli. Gesù Cristo è nato 20 secoli fa, tanto per capire ed è stato rotto dalla specie umana perché ha consumato più risorse di quelle che la fotosintesi clorofilliana rigenera, perché ha emesso più anidride carbonica di quelle che la fotosintesi clorofilliana utilizza per il glucosio, e le quantità in eccesso si sono accumulate in atmosfera, passando da 270 parti per milione per 800.000 anni e diventando, per esempio, a partire dalla seconda metà dell'Ottocento, sempre di più, fino a raggiungere alla fine degli anni 90 del secolo scorso le 380 parti per milione, con un aumento del 33%, e raggiungere attualmente le 417,9 parti per milione. Di conseguenza, la temperatura della Terra è aumentata. Bene. Allora, la sostenibilità è la capacità di non superare, per soddisfare le esigenze della specie umana, le capacità della fotosintesi clorofilliana. Nel concetto di sviluppo sostenibile, il concetto è sviluppo. Sostenibile è un aggettivo dello sviluppo, quindi non rientra più nel rapporto specie umana-ecosistema terrestre-biosfera, ma è il tentativo di rendere lo sviluppo economico, che è la crescita, perché già il fatto che l'edizione inglese fosse i limiti della crescita e l'edizione italiana, i limiti dello sviluppo, no? Io lo dico in maniera un po' volgare ma molto efficace: lo sviluppo è la definizione paracula della crescita, perché questo qui, allora, rendere compatibile, sostenibile lo sviluppo, cioè un processo che di per sé non è sostenibile, perché non c'è nessun processo che può crescere all'infinito, visto che, diciamo, le capacità della Terra sono finite, sono limitate per quanto grandi esse siano. Per cui le persone si sono abituate a definire sviluppo sostenibile pensando di parlare della sostenibilità, e questo favorisce la penetrazione di quest'idea. Basta pensare che il presidente dell'Associazione per lo Sviluppo Sostenibile in Italia, l'attuale ministro Giovannini, diventato ministro, ha proposto come prime iniziative di spesa del recovery fund, che cosa? L'estensione dell'alta velocità fino a Reggio Calabria, la costruzione del ponte sullo stretto di Messina, e il ministro nostro dell'ambiente, che Grillo ha presentato come un grillino, ha cominciato a riparlare di nucleare, su piccoli impianti, ha cominciato a parlare di inceneritori, e l'altro grande imbroglio, colossale imbroglio dell'idrogeno, no? Che fanno sembrare l'idrogeno come un fattore necessario per la transizione energetica, quando è un fattore che, anche quando viene fatto con energia elettrica prodotta con fonti rinnovabili, rallenta la transizione energetica, non l'aumenta. Ecco, va fatta una grande operazione di chiarezza da questo punto di vista, perché
se chiudo con questo concetto, sulla base dello sviluppo sostenibile sono stati fatti gli accordi di Parigi del 2015, no? In cui tutti hanno detto che l'umanità, i paesi del mondo si sono accordati per ridurre le emissioni di CO2. E non è vero. Si sono accordati per ridurre gli incrementi, ma un incremento ridotto è un incremento, non è una diminuzione. Infatti, se dice bisogna fare in modo che non superi la temperatura terrestre 1,5-2 gradi rispetto ai valori preindustriali, quando attualmente è 1,1 e prima di Parigi era 0,9, se avendo 0,9 ti poni il problema che non aumenti più di 1,52, non stai mica facendo una diminuzione, stai facendo un aumento contenuto. Questo perché l'hanno fatto? Perché erano convinti che un aumento maggiore, una riduzione maggiore delle emissioni di CO2 avrebbe compromesso la crescita economica, la crescita del PIL. Risultato che nella logica dello sviluppo sostenibile non si è avuta né la sostenibilità, perché le emissioni sono aumentate nell'ultimo quinquennio più di tutti i quinquenni precedenti, e non si è avuto neanche lo sviluppo, perché l'economia non è cresciuta. Ecco, allora, queste sono le cose che dobbiamo mettere in evidenza, come questo imbroglio, questo grande imbroglio, viene smascherato, perché i fatti poi non è che si facciano incantare come facciamo incantare noi, no? È un fenomeno fisico, va avanti indipendentemente dalla nostra volontà. Punto? Sì, sì, pronto, ho finito. Perfetto. Quindi adesso, in risposta a questo imbroglio, mi sembra che tu fai una proposta che direi ha il carattere prettamente politico. Tu parli di conversione economica dell'ecologia, che sembra, detta così, quasi un gioco di parole, invece tu dai un grosso significato, come ti dico, addirittura politico. E niente, ci puoi spiegare diciamo nel dettaglio questa tua proposta, che se non sbaglio è un po' il cuore di tutto il libro. Sì, sì, hai ragione, è il cuore della terza parte, quella propositiva, no? La parte politica, appunto. Sì, allora io personalmente, come carattere, come persona, non ho mai fatto una critica se non accompagnandola con una controproposta, perché tutti sono capaci di criticare le cose sbagliate, ma se non si fanno delle controproposte poi non serve a nulla una cosa di questo genere. Attualmente quello che si dice è la conversione ecologica dell'economia. Che significa conversione ecologica dell'economia? Significa investire dei soldi dello Stato per sviluppare delle tecnologie che altrimenti non starebbero in piedi sul mercato. Perché si parte dalla convinzione che le tecnologie ambientali siano meno convenienti delle tecnologie finalizzate a far crescere il prodotto interno lordo. Ecco, io vorrei capovolgere questo discorso, no? La conversione economica dell'ecologia significa fare in maniera di trovare delle soluzioni che hanno un valore ecologico, cioè che riducono l'impatto ambientale, e contemporaneamente siano convenienti dal punto di vista economico. Perché in questa maniera la maggiore riduzione dell'impatto ambientale corrisponde alla maggiore convenienza dal punto di vista economico. Esempio. Noi abbiamo delle case che consumano, tu Alberto, se sei meglio di me, 200, mediamente 200 kWh al metro quadrato all'anno, classe G, va bene? E se un edificio che consuma 200 kWh al metro quadrato all'anno viene ristrutturato facendo il cappotto, i doppi vetri evoluti, la coibentazione del sottotetto, cioè impedendo la dispersione del calore verso l'esterno, può arrivare a consumare, mantenendo la stessa temperatura interna, 40 kWh al metro quadrato all'anno, non 200. Ma se questo edificio fa scendere i suoi consumi da 200 a 40 kWh al metro quadrato all'anno, riduce le emissioni di CO2, ma riduce anche la bolletta energetica di chi vive dentro questo edificio. Cioè il vantaggio ecologico è direttamente proporzionale al vantaggio economico. Se io, avendo un edificio sprecone come quello attuale, chiedo a due professionisti di farmi due progetti e uno mi dice va bene, ti faccio questo progetto che ti consente di ridurre le emissioni a 80 kWh al metro quadrato all'anno, che rispetto a 200 è un bel vantaggio già, no? Ma un altro mi dice io te ne faccio fare 40, io scelgo quello che fa fare 40 perché è più conveniente per me economicamente, ma è anche quello più conveniente dal punto di vista ambientale. Bueno, questo è se si pensa che gli edifici consumano il 60% di tutta l'energia che viene prodotta nei paesi industriali avanzati,
capite, ridurre da 200 a 40 kWh i consumi di un edificio è un'operazione che è straordinaria dal punto di vista della riduzione della CO2, no? Ecco. Ma questo si può fare con i rifiuti, perché meno rifiuti si portano in discarica o all'inceneritore, vuol dire che più meno si paga, perché si paga un tanto al quintale. Ma per non portarli in discarica o all'inceneritore, io devo fare una raccolta differenziata così accurata che posso vendere a qualcuno le materie prime secondarie che ho recuperato, ma deve essere fatta bene, altrimenti le compra nessuno. Quindi la riduzione del conferimento in discarica o all'incenerimento, da una parte consente di avere un risparmio, dall'altra di avere un guadagno dalla vendita dei prodotti che si sono raccolti in maniera differenziata. Meno se ne portano allo smaltimento, più si riduce l'impatto ambientale, ma più si riducono i costi. L'operazione diventa interessante dal punto di vista ambientale e dal punto di vista energetico. Faccio l'ultimo esempio, tanto perché per capire insomma quant'è la portata di queste cose qua. Noi abbiamo degli acquedotti che perdono il 60% dell'acqua che viene emunta dalle falde idriche, potabilizzata e trasportata nelle case, negli uffici, in agricoltura, insomma per gli usi finali. Bene. Se si ristrutturano le reti idriche in maniera che non perdono più questa acqua, non soltanto c'è un risparmio di acqua, che oggi è un'operazione importantissima perché con l'aumento della temperatura terrestre e della siccità è strategico consumare meno acqua, ma si consuma anche meno energia elettrica, perché per pomparla dalla profondità, depurarla e trasportarla si consuma molta energia elettrica. Anche questa operazione si ripaga come le altre, perché la riduzione dei costi di gestione possono diventare quote d'ammortamento dell'investimento necessario a ridurre questi sprechi. Cioè, questa è la chiave che io vorrei insomma utilizzare, facendo capire che fare dell'ecologia in questa maniera significa rimettere in moto l'economia, creare occupazione, ma non creare e aumentare l'impatto ambientale che ha prodotto l'economia finalizzata alla crescita del prodotto interno lordo. Scusa, in questa luce il 110% come lo interpreti? Quello della... Anche qui è una idea giusta realizzata malissimo. Sì, perché insomma, se tu hai fatto operazioni di questo genere, sai le complicazioni che hanno messo in campo, incredibili, no? E soprattutto, al di là delle complicazioni, io quello che non capisco è perché non sia stata messa una clausola, che secondo me è fondamentale, che è quello di restituire una parte dei soldi che lo Stato ti ha dato. Io Stato gli do 100, alla fine con questo 100 rimetti a posto casa tua, aumenta il valore catastale, non paghi più la bolletta del riscaldamento, mi vuoi rendere 50 nei prossimi 10 anni? Almeno questo, mi sembra che sia il minimo. Ma se mi restituisci il 50 nei prossimi 10 anni, lo Stato può fare che cosa? Investire in altre operazioni di ristrutturazione energetica. Se non lo fa, cosa succede? Che le operazioni di ristrutturazione le fanno le persone ricche, che hanno conoscenze, sia competenze professionali, sia conoscenze negli ambienti e così via. E non lo fanno le persone povere. E allora alla fine si traduce, siccome lo Stato che finanzia queste cose con la tassazione, in un trasferimento di denaro dalle tasche dei poveri alle tasche dei ricchi. E con un impatto minore, perché a un certo punto, quando finiscono i soldi, finisce anche il 110% e tutto si rifermerà come prima. Chiaro. Allora, entriamo adesso un po' in quelle proposte appunto che sono contenute nella terza parte e cominciando da quella che viene definita non da te ma dal sindaco di Parigi, la città del quarto d'ora. In che cosa consiste, detto in poche parole, tanto per renderla comprensibile ai nostri ascoltatori? In senso, lo dico proprio in poche parole, trasformare i quartieri delle città in piccoli paesi. Del resto, voglio dire, a parte Roma, ma tutte le altre città, tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento, hanno inglobato i paesi che c'erano nella cintura, va bene? Che hanno mantenuto anche alcune caratteristiche urbanistiche, eccetera. Trasformare i quartieri in piccoli paesi significa fare in modo che in ogni quartiere ci siano tutti i servizi necessari per vivere bene. Dalle scuole ai centri sportivi, ai negozi, agli ambulatori medici, tutto quello che è necessario, che possa essere raggiunto al massimo in un quarto d'ora, 20 minuti, o a piedi o in bicicletta. A quel punto l'uso della macchina diventa sconveniente, perché ci mette più tempo, perdi più tempo, non fosse altro soltanto a cercare il parcheggio.
In questo senso, la, diciamo, la viabilità va reimpostata completamente. Cioè non è la pista ciclabile che diventa l'elemento alternativo rispetto a una viabilità principalmente finalizzata alle automobili, ma diventa la forma di viabilità principale all'interno di queste città. Cioè quello che dobbiamo fare come salto mentale è capire che noi non siamo vissuti nella città, ma siamo vissuti nella città del XX secolo. La città del XIX secolo aveva caratteristiche diverse rispetto a quella del XX secolo. Bene, nel XXI secolo le città dovranno avere delle caratteristiche diverse rispetto a quelle del XX secolo. Sono stato breve abbastanza. Sì, sì, mi permetto addirittura di integrare la tua informazione, nel senso che Genova è l'aggregazione di 26 comuni fatta in due stati, alla fine dell'Ottocento e all'inizio del Novecento. E ancora adesso, se vai in questi comuni, dicono andiamo a Genova. Se può aiutarti, questo vuol dire, che la memoria non si è persa, quindi in un secolo. Quindi andando avanti, un altro punto su quale mi sembra tu insisti giustamente, e lo chiami anche qui in maniera un po' ironica, restituire braccia all'agricoltura, che ovviamente non è una battuta, ma un obiettivo altrettanto serio del precedente. Ci puoi anche qui aiutare un attimo nel dettaglio? Sì, io ho sempre ascoltato con un certo fastidio, no? Dei cittadini che davanti a dei contadini si permettono di dire braccia rubate l'agricoltura. Bene. Cioè degli insegnanti nei confronti degli alunni più somari, queste cose qua, no? Come se il lavoro dell'agricoltura fosse il lavoro, diciamo, che non richiede nessuna competenza professionale, conoscenza scientifica, niente, no? Della gente che non sa fare niente per nutrirsi, che se non avesse dei negozi da andare a comprare quello che gli serve, morirebbe di fame, si permette di prendere in giro delle persone che lavorano per procurargli le cose di cui hanno bisogno. Allora, è importante restituire all'agricoltura le braccia che le sono state rubate, perché le sono state rubate dall'industria. Cioè, è un processo che è avvenuto a partire dalla fine della Seconda Guerra Mondiale, trasferimento in campagna dei contadini dalla campagna alle città. Le città avevano bisogno di operai, le fabbriche avevano bisogno di operai, ed è stato fatto di tutto per fare in modo che i contadini si vergognassero del loro stato sociale, condizione sociale. Le ragazze non le volevano sposare, c'erano tutte le battute che venivano fatte nei confronti dei contadini, tutte queste cose qua. Noi dobbiamo invece imparare a mettere le cose sui piedi e non sulla testa, perché sui piedi stanno le cose. E allora, e capire che se c'è un'attività importante, fondamentale, sono due le attività importanti fondamentali, una è l'agricoltura e l'altra è la gestione della casa. Quindi le figure più disprezzate, il contadino e le casalinghe, sono invece le figure che fanno i lavori più importanti e quelli che richiedono una varietà di competenze molto ampia rispetto a tutti quanti gli altri. Ecco. Quindi io credo che uno dei passaggi fondamentali, se vogliamo uscire da questa situazione, è proprio quello di ridare all'agricoltura la sua importanza, non soltanto dal punto di vista economico, ma dal punto di vista concettuale, mentale, capire questa cosa qua. E andiamo al secondo punto, che è assolutamente collegato con questo, quando parli di ripopolamento delle aree interne, che è collegato direttamente al problema, quantomeno alla gestione del territorio, dal punto di vista anche agricolo, e usi un'espressione che trovo molto bella e opportuna, direi. Cioè, dici di ripopolare in punta di piedi. Che cosa intendi? Da cosa nasce questa esigenza di attenzione e di rispetto, diciamo? Ecco, allora, innanzitutto c'è questo processo che abbiamo già detto velocemente, cioè lo sviluppo tecnologico del dopoguerra ha portato le persone a andare in città, a lasciare le campagne, abbandonare i borghi interni e così via. Oggi lo sviluppo tecnologico ci consente di fare l'operazione opposta, perché diciamo, l'elemento diciamo, veramente penalizzante della vita nei piccoli borghi era la difficoltà di fare, andare a scuola, la difficoltà di avere servizi sanitari, la difficoltà di fare attività culturali, e associative, eccetera. Oggi l'informatica ci consente di superarle tutte queste cose qua. Cioè lo sviluppo della tecnologia ci consente di riabitare i luoghi abbandonati. L'hanno capito anche alcuni tuoi colleghi che passano per Archistar, e hanno capito che, visto che nelle città si comincia a star male e la gente vuol tornare nelle campagne,
nel paesino dove io abito, c'è stato un trasferimento di molte persone ultimamente, perché non far diventare un'occasione di profitto anche questa qua? Ecco, allora, se, quello che va evitato è che questa ripopolazione delle aree interne avvenga rispettando i luoghi, rispettando le tradizioni, rispettando i modi di vivere, rispettando i modi di relazionarsi delle persone. Ecco, per questo dico in punta di piedi, non per trasformare i borghi, per renderli riabitabili, trasformandoli come dei quartieri periferici delle grandi città o come dei luoghi di espansione urbanistica, come metastasi urbane, ma deve essere rispettata la loro tipologia che è passata attraverso i secoli, e io sono sempre più convinto che il vero progresso, ritornando su Pasolini, io cito anche Pasolini in questo fatto qua, non è lo sviluppo. Lo sviluppo è un concetto di carattere economico. Il progresso è qualcosa che riguarda tutti i modi di vivere, di relazionarsi tra degli esseri umani tra di loro, di relazionarsi con i luoghi in cui vivono, di relazionarsi con il loro passato e così via. Ecco, questo va mantenuto. Cioè, siamo per un progresso che non è limitazione dello sviluppo che c'è stato nel dopoguerra nelle aree urbane. Chiarissimo. Prima avevi accennato brevemente all'idrogeno, ma so che è un tema che hai affrontato in maniera abbastanza approfondita, addirittura aiutato dall'ingegnere Palazzetti, che conosciamo bene. Ci puoi un po' sviluppare il concetto che mi sembrava in qualche modo avessi già accennato precedentemente sulle valenze dell'idrogeno? Allora, perché si parla di idrogeno? Perché le fonti rinnovabili hanno un rendimento aleatorio, non continuativo. In alcune ore della giornata producono più energia di quella che si consuma, in altre ore della giornata producono meno energia di quella che si consuma. Allora c'è la necessità di stoccare l'energia in più prodotta quando se ne produce più di quella che si consuma, per poterla utilizzare poi nei momenti in cui se ne consuma più di quella che si produce. E si pensa di fare questa cosa con l'idrogeno. Affinché l'idrogeno si può fare in due maniere, si può fare o con l'elettrolisi dell'acqua o con il reforming. Se si fa con il reforming, si parte dal gas e si ha come sottoprodotto non voluto l'anidride carbonica. Per cui se noi vogliamo ridurre le emissioni di CO2 non possiamo farlo con il metano. L'altra maniera di farlo è con l'elettrolisi dell'acqua. E allora cosa hanno detto? Per far sempre passare la pillola, e poi gli ambientalisti ingenui ci sono cascati come pere cotte. Facciamo l'energia elettrica con le fonti rinnovabili, e con l'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili facciamo l'elettrolisi dell'acqua per scindere l'idrogeno dall'ossigeno. Poi, una volta che abbiamo l'idrogeno, lo ritrasformiamo in energia elettrica attraverso la cella a combustibile. Questo sembra un'operazione, diciamo, molto lineare, ma vediamo i rendimenti. L'elettrolisi dell'acqua ha un rendimento del 60%, cioè da 100 unità di energia elettrica si ottengono 60 unità di energia chimica sotto forma di idrogeno. Le celle a combustibile hanno un rendimento del 60%, per cui il rendimento complessivo del processo è 36%, 60% per 60%. Si produce energia con fonti rinnovabili, non dico pulita, ma comunque con fonti rinnovabili, e si utilizza in un processo che me ne rende il 36%. La prima domanda che mi faccio è: esistono dei maniere più efficienti di stoccare l'energia elettrica? Sì, esistono, sono due fondamentalmente. Uno sono le celle e le batterie al litio. Le batterie al litio hanno un rendimento dell'80%, non del 36%. Ora, se uno vuole accelerare la transizione energetica, adopera le batterie al litio, non adopera certo l'idrogeno. E il secondo sistema è quello dei pompaggi idroelettrici. Cioè, quando l'energia elettrica è prodotta dall'acqua è superiore al fabbisogno, al consumo, si utilizza il surplus di energia elettrica, soprattutto di notte, ma comunque tutte le volte che si produce di più, per pompare l'acqua da un bacino inferiore a un bacino superiore. Per cui se io l'adopero, il livello dell'acqua cala perché la sto adoperando per fare energia elettrica. Nel momento in cui ho più energia elettrica di quello che si consuma, posso mettere in moto una turbina reversibile che fa risalire l'acqua al bacino superiore. E questo mi consente di fare uno stoccaggio stagionale. Rendimento 80-90%. Allora,
Io credo che se invece di fare l'idrogeno, che poi è il cavallo di Troia per l'altro idrogeno, quello fatto con le fonti, con il metano e con la cattura, come dicono, dell'anidride carbonica in depositi sotterranei, invece di utilizzare le batterie al litio, invece di utilizzare i pompaggi idroelettrici, si rallenta la transizione energetica invece che accelerarla. È un grande imbroglio. Chiaro. Ancora una domanda, poi passiamo alle domande, diciamo, da chi ci segue. Le persone che come ti seguono da anni e che nel frattempo hanno imparato a farsi lo yogurt, il pane, a coltivare l'orto, a fare la spesa attraverso i gas, a rimbiancare i muri di casa e a fare la raccolta differenziata dei rifiuti e altro, che in altre parole hanno imparato a ridurre la propria dipendenza dal mercato, cosa possono fare ancora per allargare alla politica il loro impegno personale? Fare un soggetto politico che pone al centro della sua iniziativa la riduzione dell'impatto ambientale. Questo è l'elemento, no? Noi, quando ci conosciamo da molti anni, quando abbiamo fatto il discorso della decrescita felice, ci proponevamo tre cose. La prima era quella di contribuire a cambiare gli stili di vita, e tu hai fatto una serie di esempi di questo genere qua. Esatto. Secondo, favorire lo sviluppo di tecnologie che riducono l'impatto ambientale a parità di servizi. E qui, per esempio, mi ha aiutato molto l'ingegner Palazzetti, ma tutto il lavoro che abbiamo fatto con l'azienda. Terzo, dare dei suggerimenti alla politica. Primo un po' ci è riuscito, il secondo un po' ci è riuscito, il terzo niente. Un muro completo. Non gliene importa nulla. Non gliene importa nulla. Quello che conta è litigare sui modi di far crescere l'economia, senza pensare ad altro. Allora, dico, se è questa la situazione, l'ho detto tante volte, lo ripeto, in un atto di follia senile, ho deciso di parlare con alcuni amici dicendo facciamolo noi un soggetto politico. Non è detto che ci riusciamo, non è detto, anzi è molto probabile che non ci riusciamo, però dobbiamo tentare almeno questa strada. Perché tentare questa strada? Perché il numero delle persone che non hanno più un referente politico e che non vanno più a votare cresce in continuazione. Cioè non è un'esigenza soltanto mia, tua e di altre poche persone, no? È un'esigenza che non trova una risposta né almeno nel 50% della popolazione. Di questo 50% pensiamo che una parte è menefreghismo, non gliene importa niente, va bene? Ma una parte non vota per scelta politica. Allora, è importante, a nostro modo di vedere, cominciare a gestire in prima persona la parte politica. Per questo anche l'importanza che ho dato al discorso della conversione economica dell'ecologia come soluzione di proposta di politica economica e industriale. E se avremo, la cosa è importante adesso costruire un gruppo di persone che hanno una consapevolezza, difatti diamo una grossa importanza alla formazione, noi su questa nel nostro gruppo politico, movimento politico. E l'abbiamo chiamato sostenibilità, equità, solidarietà. Qualcuno dice che è il nome lungo che avete scelto. No, abbiamo scelto un nome che sono dei concetti. Mentre gli altri partiti hanno dei nomi che sono degli slogan. Cioè, dimmi che significa Italia Viva. Dimmi che significa Partito Democratico. Cioè, non c'è niente che... è uno slogan. Mentre se io dico sostenibilità, equità, solidarietà, ti do dei concetti precisi. Noi vorremmo questo, riportare una situazione di sostenibilità, cioè fare in maniera che i nostri consumi di risorse e le nostre emissioni non superino le capacità della fotosintesi clorofilliana. Cioè, pensa se andassi in un consiglio comunale, in Parlamento, a parlare di fotosintesi clorofilliana come proposta politica, non so. Cioè, o mi pigliano per scemo o si mettono a ridere, capite? Non c'è proprio neanche lontanamente. La nostra vita dipende da questo. Io ho una certa età e se la situazione va avanti patirò, ma i bambini, porco mondo, patiranno tantissimo. Io non posso sottrarmi a questa responsabilità, non me la sento, non soltanto perché ho dei nipoti, ma perché vedo che i bambini hanno diritto a vivere in maniera dignitosa e non possiamo essere così irresponsabili da non pensare. Quindi la cosa è la sostenibilità. È più importante dell'equità, no? Perché se noi avessimo una maggiore equità e andassimo alla fine della specie umana in condizioni più eque, a me non è che mi darebbe una grande soddisfazione. Io vorrei non andare alla fine dell'umanità.
Se mi pongo l'obiettivo di fondo della sostenibilità, capisco che la condizione fondamentale per arrivarci è l'equità, ma un'equità non limitata alle generazioni viventi, ma un'equità che si responsabilità delle generazioni future, che oggi non hanno diritti, perché la legge prevede che i diritti sono soltanto per i viventi, va bene? Cioè noi abbiamo il dovere di garantire i diritti di quelli che oggi non hanno diritti. E l'equità nei confronti degli animali, perché siamo tutti collegati da una serie di rapporti di interdipendenza reciproca, e il danno che si fa agli altre specie viventi prima o poi si ripercuote su di noi. Cioè, se è vera l'ipotesi che la pandemia è stata causata da uno spillover, è stato il danno che noi abbiamo fatto a una specie vivente, quella dei pipistrelli, che si è poi trasformato in una pandemia per tutti quanti noi. Guardate che la pandemia che viene da un animale è terribile perché non è più diciamo controllabile, non è più controllabile, no? L'ho detto prima, mi pare, che il vaiolo l'abbiamo eradicato perché era soltanto una specie umana, ma non possiamo pensare di metterci a vaccinare, oltre alla specie umana, tutti i pipistrelli, tutti i pangolini e tutte le scimmie, che se ne è veramente una cosa ridicola. Allora, l'equità è un discorso che riguarda anche la sinistra, perché la sinistra è diversa dalla destra, è sempre stata diversa dalla destra, perché volevo una distribuzione più equa dei profitti di un'economia finalizzata alla crescita. Non è che concettualmente fossero diversi, erano politicamente diversi nella gestione di un meccanismo che entrambi consideravano come un meccanismo positivo, che è quello della crescita economica. Quindi è una maniera di reinterpretare l'equità in una maniera diversa da quella in cui è stata interpretata storicamente dalla sinistra. E il terzo è la solidarietà. La solidarietà è come dire, il passaggio dalla società alla comunità. La società è un gruppo di persone che sono accomunate dal rispetto dello stesso tipo di leggi, bene? Che hanno gli stessi diritti e gli stessi doveri. La comunità è un gruppo di persone che sono collegate da rapporti di solidarietà reciproca, di aiutarsi vicendevolmente, di avere un'empatia, di non avere rapporti soltanto di carattere economico, commerciale, ma anche di dono, l'economia del dono, queste cose qua. Ecco. E guardate che non è un caso che l'unico politico, perché poi non era soltanto politico, a parlare di comunità è stato Adriano Olivetti. È stato Adriano Olivetti, con quello che ha fatto di meraviglioso, va bene, che quando si è presentato alle elezioni ha avuto un seggio al Parlamento. Io mi auguro che oggi, dopo lui è morto negli anni 60, dopo quanti anni sono, insomma, dopo altri 60-70 anni, una condizione che non era matura politicamente alla sua epoca sia matura oggi. Ecco. Per cui noi vorremmo fare un soggetto politico che abbia al centro queste tre cose: sostenibilità, equità, solidarietà. Perché pensiamo che su queste tre cose sia possibile non soltanto ricostruire un'economia diversa dalla precedente, creare un'occupazione in attività che riducono l'impatto ambientale, ma sia possibile ricostruire dei legami sociali che sono completamente distrutti nella società attuale, nell'indifferenza, nella competizione, nella concorrenza reciproca. Ecco, bene. E questi due elementi, l'elemento, diciamo, della economia finalizzata al bene comune e non al profitto individuale, e l'elemento delle relazioni umane, credo che siano gli elementi costitutivi fondamentali di una società diversa da quella attuale e che possa aprire, in conseguenza della fine dell'epoca storica cominciata con la rivoluzione industriale, un'altra epoca storica. Chiarissimo. Non mi sembra il caso di aggiungere altro, perché mi sembra tutto molto, molto chiaro e lineare. E vedo che più o meno siamo perfettamente nei tempi. E chiedo a Maria Teresa se c'è qualche domanda. No, parecchie domande. Domande e procedure, ma molte cose Maurizio ha già risposto. Per esempio questa di Anna, che chiedeva, diceva, risparmio energetico, minori emissioni, minore impronta, sono problemi che non si possono risolvere solo tecnicamente o politicamente, è necessario un cambiamento culturale che ci porti a diversi stili di vita. Ma come innescare questa rivoluzione culturale? In parte hai già risposto, se vuoi aggiungere qualcosa. Brevemente, quello che dico
è che se noi facciamo capire che questo cambiamento non è soltanto virtuoso dal punto di vista ecologico e relazionale, ma anche conveniente dal punto di vista economico, è probabile che possiamo agganciare delle persone che attualmente non agganciamo, perché abbiamo soltanto messo in evidenza l'aspetto etico e non l'aspetto economico. Quindi l'aspetto economico, non per svilire il discorso, no? Ma per far capire che ha comunque una valenza. Che conviene. Che conviene. Luigi dice che io definisco modello economico ecocompatibile su base costituzionale. Bisogna far riferimento al modello economico già previsto dalla Costituzione, attrazione pubblica di imprese pubbliche ma anche private, titolo terzo, rapporti economici, con compatibilità ecologica, come previsto dalle modifiche dell'articolo 9 della FIA. Se non ci rapportiamo alla Costituzione, facciamo discorsi illuminanti ma senza base giuridica. E ancora Luigi, scusate, lo dico così, le consiglio insieme, dopo un po' ripropone che inoltre ci vuole un partito ecologista che è nato il 10 luglio scorso, Europa Verde Verdi, con statuto articolo 1, guida Costituzione italiana, che riesca a produrre politiche costituzionali in economia ecocompatibile. Sulla Costituzione niente da dire. Perché tutto il discorso che ho fatto si rispecchia perfettamente nella Costituzione, e se siamo in queste condizioni attuali è perché non abbiamo rispettato nella sostanza la Costituzione. Questo qui è l'elemento diciamo fondamentale da prendere in considerazione. Io poi sul partito ecologista ognuno fa le sue valutazioni, ma quando vedo che questo partito ecologista verde nel passato e anche oggi è una costola del Partito Democratico, il Partito Democratico è uno dei partiti che ritengono come linea politica la gestione più equa di questo modello economico produttivo, io non sono d'accordo, perché dico che questo modello economico produttivo è incompatibile con la centralità dell'equità, della sostenibilità e del rispetto dell'ambiente e compagnia bella. Bene. Per cui io sono... credo che sia importante costruire un vero partito ecologista, autonomo politicamente e culturalmente, e credo che se in Germania hanno avuto i Verdi il successo che hanno avuto è perché hanno avuto il coraggio di non essere una costola della sinistra, di non essere una componente dei partiti della sinistra storica, ma hanno avuto il coraggio di delineare un progetto, un programma, una visione del mondo completamente ecologista, e quello che noi abbiamo bisogno anche in Italia. Infatti Luigi, dopo un po' ti chiedeva anche cosa ne pensi della rifondazione dei Verdi appena avvenuta. Quello che ho appena detto. Se continueranno a essere così, a pensare che il loro compito è quello di introdurre degli elementi di ecologia all'interno del programma della sinistra, continueranno a fare l'errore che hanno fatto in passato, avere i risultati modesti che hanno avuto, e non possono illudersi che perché in Germania hanno avuto un successo elettorale diverso, anche in Italia possono avere un successo elettorale analogo, se non valorizzando al massimo l'autonomia culturale e la centralità della sostenibilità rispetto a quello che viene fatto invece dalla sinistra. Sì, scusa se te l'ho fatto ripetere, ma sto cercando di mettere di accorparlo. Federico dice, sì, i tetti e le facciate ricoperte con pannelli fotovoltaici coprono gran parte dei consumi energetici degli stessi abitanti degli edifici, ma il PNRR mette a disposizione risorse per realizzare questa rivoluzione? Allora, il problema è come gestito il PNRR. Cioè, viene gestito non in maniera ecologista, ma per rilanciare il sistema economico e produttivo. Il discorso che io faccio è quello di dire che la prima cosa non è sostituire le fonti fossili con le fonti rinnovabili, ma è ridurre gli sprechi. Perché se si riducono gli sprechi, si hanno delle riduzioni dei costi. Ma se non soltanto c'è una riduzione dei costi, e quindi i risparmi sui costi di gestione possono pagare gli ammortamenti dei costi di investimento, ma se io ho degli edifici che consumano un decimo di quelli che consumano oggi, io ho bisogno di un decimo delle fonti rinnovabili, di quelli che ci sarebbero bisogno oggi, di cui ci sarebbe bisogno oggi per soddisfare dei consumi che sono in gran parte sprechi. Allora, io sono dell'idea che, per esempio, per
i pannelli fotovoltaici, eccetera, vanno fatte le comunità energetiche che sono previste dalla legge italiana, cioè le persone devono organizzarsi in cooperative, persone intendo non soltanto i cittadini, ma anche le aziende, ma anche le attività commerciali, ma anche gli enti pubblici, per costruire una loro produzione di energia elettrica, massimo 200 kW, va bene. Ma affinché sia un'operazione conveniente dal punto di vista economico, deve essere accompagnata dalla riduzione degli sprechi, perché un conto è 200 kW oggi per soddisfare un consumo in gran parte spreco, un conto è 200 kW in una domanda che è ridotta della metà, quindi con un costo molto inferiore si sostengono il fabbisogno energetico. Questo è il concetto della conversione economica dell'ecologia. Non è lo Stato che deve finanziare queste cose, ma è lo sviluppo tecnologico e la volontà della popolazione di gestire in prima persona la produzione energetica, la gestione dei rifiuti, la gestione dell'acqua e così via, in un'ottica che vada nella riduzione degli sprechi e nell'uso delle migliori tecnologie rinnovabili per soddisfare il fabbisogno residuo. Proprio a proposito di questo, Gennaro chiede, dice, d'accordissimo sulla conversione economica dell'ecologia, ma occhio, l'abbraccio tra economia ed ecologia potrebbe essere mortale per l'ecologia, è solo un greenwashing. Chiedo a Pallante, che ringrazio e apprezzo, di considerare le enormi spese e i segreti per le armi biologiche. In Italia si spendono circa 3 milioni di euro per il momento, 3 milioni di euro ogni ora per il Ministero della Difesa. Puoi escludere l'origine militare dei virus? Sono due discorsi diversi, no? Un discorso è quello delle conversione economica dell'ecologia, un discorso è quello delle spese militari. È chiaro che io sono contro le spese militari, ma io non credo, non posso escludere niente, ma non credo che l'origine militare dei virus militari. Perché se io, diciamo così, in un laboratorio segreto, seleziono dei virus, questi virus vanno soltanto a colpire i miei nemici o colpiscono tutti gli esseri umani? Ma che cavolo di arma è un'arma basata su queste cose? Cioè, è veramente ridicolo pensare a un elemento di questo genere. Se è scappato da un laboratorio è per disattenzione, io non lo so se è questo. Non è certo una scelta di carattere militare e strategico, perché non ha nessun senso. Detto questo, sono favorevole alla riduzione massima di tutte le spese militari. Ok, poi a proposito di Genova come accorpamento di comuni diversi, Federico precisa anche che le strade e i viali di Genova sono stati costruiti alla fine dell'Ottocento per muoversi a piedi e con i tram e non con gli autobus lunghi, non so perché. Ripopolare i borghi, un percorso virtuale, Luigi, l'attuale classe politica sorda e cieca rispetto a questi problemi, l'abbiamo ribadito. Gennaro dice, perché non proporre come slogan per Secus salute per tutti subito? Guarda, è giusto come concetto, ci mancherebbe altro. Ma bisogna passare dallo slogan ai modi di realizzazione. Cioè, quante volte leggo i programmi di bisogna fare questo, bisogna fare quest'altro, bisogna fare quest'altro. Ma come si fa questo, quest'altro e quest'altro? Cioè, non basta enunciare dei principi. Bisogna trovare i modi in cui si realizzano le cose. Altrimenti sono parole, restano parole. E questo è uno dei difetti principali per cui non si sono realizzate le aspettative degli ecologisti. Dunque, certamente sarebbe utile un soggetto culturale e politico sempre Valerio Gennaro, scusa. Certamente sarebbe utile un soggetto culturale e politico che sappia controllare i poveri ma pericolosi partiti di oggi. Occhio ai partiti, please. Vabbè. E su questo Luigi aggiunge, destra sociale fascista non era neoliberista, è la destra neoliberista di cui si è acconciato il PD, ma anche i 5 Stelle dopo il giravolta. Dallo Zenzero arriva una domanda, come si concilia la decrescita con l'equità in un mondo profondamente ingiusto?
è l'unica maniera di aumentare la giustizia, la decrescita, perché se noi, non cresce mica tutto il mondo, crescono i paesi ricchi, e per crescere i paesi ricchi rubano le risorse ai paesi poveri e mettono in guerra gli uni contro gli altri i paesi poveri. La premessa per una maggiore giustizia a livello mondiale è una diminuzione dei nostri consumi. Siccome un partito che proponesse di ridurre i consumi non avrebbe nessun successo politico, si fa capire che noi proponiamo lo sviluppo di tecnologie che non vogliono ridurre i consumi finali, ma vogliono ridurre i consumi alla fonte, aumentando l'efficienza dei processi di trasformazione e riducendo gli sprechi. Allora, questo cambiamento può lasciare molte risorse disponibili per i popoli poveri e per l'economia dei popoli poveri. L'unico che ha detto queste cose, come sapete, in un passaggio dell'enciclica è il Papa Francesco. Ho letto e ho scritto anche delle cose, pensate che circolano delle versioni tarocche dell'enciclica. Dato, sì? Sì, non c'è scritto. È arrivato il momento di una certa decrescita, ma non scritto. È arrivato il momento di un certo declino. E poi per fare in modo di crescere in salute, che non significa niente, va bene? Quando il Papa dice bisogna decrescere, una certa decrescita nei paesi ricchi, affinché i paesi poveri possano crescere in maniera sana. E quando precisa questo vuol dire che la crescita dei paesi ricchi non è stata sana. Per cui i due concetti, decrescita e crescita sana, sono stati espunti anche dal punto di vista linguistico. Se volete vi mando la citazione tarocca, l'ho trovato in questo passaggio dell'enciclica. Dunque, Luigi ci dice che purtroppo è in atto il riarmo delle armi nucleari da parte di Biden e della Russia e della Cina a rincorrere. Passare dagli slogan al concreto vale anche per Pallante, che vuole fare velleitariamente un nuovo partito della decrescita. Io, insomma, il nostro partito, se ci sarà, si chiama Sostenibilità, Equità, Solidarietà. Non l'ha sentita questa la parola decrescita? Dove l'ha sentita? Cioè, la decrescita viene sempre messa in testa da qualcuno, tra l'altro tutte le critiche alla decrescita sono critiche all'idea che uno si fa della decrescita, ma non ho mai letto una critica sulle cose scritte da me su questo argomento, va bene? Ma la decrescita non c'è adesso, non perché io per pudore non lo metto, no? Ma perché la decrescita per me non è il fine delle attività economiche produttive, è la strada da percorrere. Non sarei, se noi non consumassimo più risorse di quelle che la fotosintesi clorofilliana rigenera, se non emettessimo più sostanze di scarto di quelle che la fotosintesi clorofilliana assorbe, va bene? Non ci sarebbe nessun bisogno di decrescita. Non è il fine. C'è chi parla della società della decrescita, ma io non immagino nemmeno una società che decresce, che si pone l'obiettivo dell'economia alla decrescita. È un non senso. Forse maggiore ancora del non senso della società che mette come fine la crescita, va bene? La decrescita è una strada obbligata oggi, perché abbiamo superato i limiti, non è neanche una scelta politica, è una deduzione matematica, perché se consumo più di quello che viene rigenerato dalla fotosintesi, se mando più sostanze di scarto di quelle che la fotosintesi sintetizza, devo diminuire, basta conoscere le operazioni dell'addizione e della sottrazione, non serve nemmeno conoscere la moltiplicazione e la divisione, va bene? Questo che... ti conferma, ti chiosa in due righe, non esiste crescita senza maggior consumo delle risorse. Per forza. No. Invece Gennaro diceva ancora salute per tutti quando proponeva lo slogan per Secus, ha realizzato attraverso la riduzione degli sprechi e la redistribuzione. Dobbiamo far crescere la salute per tutti in termini sia quantitativi sia qualitativi. Fascia aggiunge, Luigi, d'accordo, che i concetti di Pallante sono tutti condivisibili. Ah no, c'è ancora... Sì, i concetti appena esposti. Io in chat non ho più niente, semplicemente dallo Zenzero c'era una... la richiesta di precisazione sulle, se non ho capito male, sulle centrali idroelettriche, e poi, dato che sono le 7:20 e qualcuno si lamentava che fare le domande via chat reprimeva un dibattito, forse
dopo la precisazione di, penso, di Alberto, che l'abbia scritto, possiamo dare la parola per un paio, per qualche minuto prima della conclusione. Alberto? Apriamo anche il microfono, se no poi non ci sentite. Niente, direi, se c'è qualche altra... Mi hai chiesto... Ah, no, no, c'era la precisazione sulle centrali idroelettriche che veniva dallo Zenzero. Ok, volevo fare... Io sono Enzo Tortello, tra l'altro presidente di Ecoistituto. Volevo fare soltanto un'osservazione sugli impianti di pompaggio a cui aveva fatto riferimento per il discorso dello stoccaggio dell'energia. Io dagli anni 70 mi sono occupato, sono stato progettista di impianti di pompaggio, ho brevettato anche un sistema per i gruppi di Chiota Spiastra, che erano dei gruppi abbastanza importanti, 170 megawatt l'uno, erano una centrale di 8 gruppi. Volevo segnalare che purtroppo le capacità di stoccaggio attraverso gli impianti di pompaggio è stata quasi è da considerare praticamente esaurita da anni, perché avevano sviluppato tutti questi impianti sostanzialmente per immagazzinare energia prodotta di notte dagli impianti nucleari. Poi adesso viene utilizzato in altro modo e mi sembra che Terna stia cercando di svilupparli ulteriormente, cercare dei nuovi siti, ma non è facile avere le autorizzazioni, per il semplice motivo che è anche un sistema per stabilizzare in futuro la rete, perché tutti questi sistemi eolici, di generazione eolica, fotovoltaica, via dicendo, interfacciandosi sulla rete, con la rete attraverso degli apparati elettronici, dei convertitori, non danno stabilità alla rete, per cui sto facendo un discorso molto tecnico purtroppo, ma dovrebbero essere essenziali comunque, anche se saranno limitati nel futuro, proprio per permettere alla rete di essere stabile, ma non tanto appunto per immagazzinare energia, tutta l'energia, quindi il passaggio attraverso un altro sistema, che può essere il vettore idrogeno, potrebbero essere anche le batterie, ma le batterie devono essere distribuite, perché le dimensioni di eventuali parchi di batterie diventerebbero enormi. Quindi ovviamente sono a favore delle centrali di pompaggio, però temo che sia comunque una battaglia limitata, proprio perché non esiste la possibilità di aumentarle di molto la potenza. Grazie. Posso rispondere? Qui nel libro io riporto questo dato. Già una ricerca del 2012 aveva individuato in Italia una potenzialità di accumulo idroelettrico annuale di 79 terawattora rispetto ai 2 terawattora attuali. Questa è la cosa. Quindi da questa ricerca si deduce che lo spazio è enorme, non è ristretto. Se questa potenzialità venisse sfruttata appieno, potrebbe soddisfare un quarto dei consumi energetici totali e sarebbe più che sufficiente a soddisfare le esigenze di bilanciamento di una rete alimentata al 100% da fonti rinnovabili, in buona parte intermittenti. Allora, se non ci sono altre domande, dalla chat, sì, direi che possiamo a sto punto passo la parola. No, aspetta un attimo. Valerio Gennaro in chat chiede se può fare un breve intervento. L'abbiamo capito, scusami. Sì. Detto, Valerio Gennaro in chat chiede se può fare un breve intervento. Maurizio ha risposto sì. Per me, non sono l'organizzatore, però per quello che mi riguarda, sì. Ciao
Certo. Allora, se posso velocemente, sì, intanto grazie a Maurizio Pallante e allo Zenzor che ha organizzato questo incontro. Sono tutti temi stimolanti per cui servirebbe effettivamente fare degli sottoincontri adesso tematici per affrontarli e per compiutamente, per effettivamente essere concreti, perché insomma la sfida di Maurizio Pallante è questa, quella di provare tutte le vie per riuscire a fermare appunto questa crescita che è neoplastica in termini quantitativi e molto negativi anche in termini qualitativi, sia per noi stessi che siamo quelli che poi crescono, sia per gli altri paesi che, come ricordava giustamente, decrescono per colpa nostra, perché sono rapinati quotidianamente anche appunto grazie alle nostre spese militari che permettono di fare la voce grossa e di portare via le risorse che poi noi ci permettiamo di buttare velocemente in discarica o in inceneritore o quant'altro. Quindi però io come epidemiologo purtroppo sono un po' deviato dalla mia professione, che forse ho anche scelto comunque, che è quella dell'avere come obiettivo veramente la salute di tutti subito, e che ripeto, forse prima non era chiaro in quello che ho scritto, ma si avvale poi ovviamente di quello che dice Maurizio Pallante, cioè la solidarietà, l'equità, insomma la sostenibilità. Cioè sono strumenti la sostenibilità, l'equità, non sono gli obiettivi. E l'obiettivo è proprio permettere a tutti di poter avere quantità e qualità di vita che siano di pari standard. Per cui perché soltanto alcuni paesi del mondo possono arrivare a vivere 85 anni? Perché soltanto le donne in alcuni paesi possono arrivare a vivere 85 anni mentre, non so, già gli uomini nello stesso paese vivono 80? Perché altri paesi poi addirittura non arrivano a 40 anni? Non parliamo poi della Palestina o altri paesi. Allora io penso che se l'obiettivo è quello di garantire per tutti la qualità della vita e la quantità anche di vita, in termini proprio di anni di vita in salute, ecco, io penso che poi dobbiamo attrezzarci e quindi fare poi quello che dice Maurizio, cioè solidarietà, riduzione dei consumi, cultura, cercare la difesa dell'ambiente, non rapinare quotidianamente risorse. Quindi l'amministrazione, la sana amministrazione della nostra casa, e che è il pianeta poi alla fine. E quindi, ma volevo soltanto, ecco, precisarlo e avere una conferma e poter magari sperare un incontro puntuale su alcuni temi come questo, ma anche come quello appunto del controllo che dobbiamo avere sulle spese militari, perché sono veramente un'emorragia di risorse, e dove non c'è controllo, dove sì, abbiamo anche gli effetti collaterali noi, nel senso che anche noi moriamo un po', ma diciamo in Italia ad esempio dall'inizio dell'epidemia abbiamo avuto 2 morti ogni 1000 persone, quindi per dire, diamo anche i numeri giusti. Invece questi virus sono anche nati per eliminare sostanzialmente gli altri abitanti del mondo, che guarda caso hanno anche le risorse che a noi servono, dai metalli appunto alle terre rare o altre cose. Comunque grazie ancora e speriamo che ci siano altri incontri, perché i temi sono talmente grossi e bisogna che impariamo a ragionare e appunto per tentare di risolverli e per marcare i partiti già esistenti, chiunque siano. Noi mi sa che dobbiamo imparare a fare cultura e a studiare come farli, insomma, mettere sulla buona strada, insomma controllarli un po', perché mi sembra che purtroppo viaggino in un modo assolutamente incontrollabile e orientati soltanto a un business e a profitti personali. Però questa è la mia visione un po' da vecchietto, pessimistica. Comunque vi ringrazio e vi saluto. Io non ho niente da aggiungere su queste cose che state dette, concordo. Vi ringrazio di averle ricordate. Grazie. Possiamo impegnarci per altri incontri, li faremo senz'altro, perché gli argomenti ci sono, ecco. Antonio, prima stavi dicendo qualcosa. No, io dico semplicemente che se finisce l'intervento e chiudiamo, io volevo ricordare che l'incontro di oggi e l'incontro della settimana scorsa con Francuccio Gesualdi sono stati visti e organizzati dallo Zenzero e dall'Equistituto anche nella prospettiva del ventennale del G8.
i concetti della decrescita, i concetti del rispetto dell'ambiente, i concetti della giustizia sociale erano fondamentali nel G8 e continuano ad essere fondamentali ancora adesso. Si diceva all'epoca un mondo nuovo, un mondo diverso è possibile, oggi siamo costretti a dire un mondo diverso è necessario. Io volevo ricordare appunto che a partire dalla settimana prossima ci sono tutte una serie di iniziative, moltissime iniziative nell'occasione del ventennale del G8 e che qui allo Zenzero giovedì prossimo, il 15 alle 18, ci sarà l'inaugurazione di una mostra con foto, documenti per capire meglio in cosa consisteva il G8 e testimonianze di persone che l'hanno vissuto direttamente e a seguire una pericena, per cui vi invito tutti a venire di presenza dopodomani, giovedì 15 alle 18, e poi di partecipare alle varie iniziative, in particolare alla manifestazione conclusiva in Piazza Alimonda che ci sarà la settimana prossima. Grazie a tutti e se va bene. Se vuoi condividere la locandina che avete preparato per la mostra, con un'anticipazione delle foto che sono foto e documenti che sono attaccate nel salone. Questa comincia vuota, secondo me, è quello che è successo nella caserma di Bolzaneto. L'interpretazione mia personale è questa, non so, ognuno darà la propria. E in tutto questo ci sarà poi, dopo, nella mostra, il nostro G8, cioè le persone possono raccontare cosa facevano in quei giorni, come hanno vissuto gli eventi, e si concluderà con un aperitivo sul terrazzo. Ci tengo anch'io a ringraziare moltissimo Maurizio Pallante per aver accettato il nostro invito e Alberto per aver condotto questa sessione. Davvero mi piacerebbe una promessa di rincontrarci, perché i temi da approfondire sono veramente tanti. Mi dichiaro disponibile alla vostra richiesta. Grazie Maurizio, grazie veramente. A settembre alla ripresa metteremo in programma cose di questo tipo. Grazie ancora. Grazie a Christopher che ci assiste sempre nell'aspetto tecnico. E io chiuderei qua se non ci sono altre considerazioni. Buona serata a tutti. Buona serata a tutti, grazie. Arrivederci. Arrivederci.